Giorno, che cosa significa per Fermo la nuova questione? Più sicurezza vuol dire più libertà, più benessere, lavorare meglio, rientrare in casa tranquilli la sera, quindi per me è motivo di orgoglio avere quasi 500 donne e uomini che porteranno sicurezza a questo territorio, quindi ogni giorno che il buon Dio manda in terra cerco di fare qualcosa di buono per i cittadini italiani e la sicurezza di questo paese. Questo è un presidio di libertà fondamentale per un territorio bello come questo, che voglio che diventi ancora più bello. Quindi più uomini davvero in arrivo che donne? Sì. Più uomini e più donne, poi con strutture assolutamente all'altezza, moderne, nuove, efficienti, risparmio di costi, risparmio di tempi, interventi più veloci. Il prossimo obiettivo è anche il comando dei vigili del fuoco, quindi ci vedremo presto, sicuramente entro l'anno. Ministro, il Digeo Stati Uniti-Russia favorisce? È una buona notizia, io vorrei che fosse ospitato in Italia il prossimo vertice Trump-Putin e vorrei che questo territorio marchigiano potesse tornare a vendere le sue eccellenze anche in una terra come la Russia. Penso alle scarpe, penso all'abbigliamento, penso all'agricoltura, penso al mobile, penso al cappello, che invece delle sanzioni senza senso hanno bloccato con un danno economico non indifferente. Lei ha visitato le imprese al Milano, al MICA, me le hanno chiesto proprio questo, no, Ministro? Sì. MICAM, MIPEL, questo è un territorio d'eccellenza con un tasso di disoccupazione più basso rispetto al resto d'Italia, ma chiudere dei mercati che aspettano il Made in Italy, che amano il Made in Italy, mi sembra una follia, anche perché per assurdo l'Italia è quella che ci ha smenato di più e le Marche fra queste, mentre Germania, Francia e Stati Uniti hanno incrementato il loro business, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Un ostacolo maggiore è l'Europa in questo momento. Sì, l'Europa che poteva essere un'opportunità in questo momento su tanti fronti è un problema. Pensiamo al tema immigrazione, pensiamo al tema banche, pensiamo alla politica agricola, pensiamo alle sanzioni contro la Russia. A Bruxelles hanno capito che finalmente in Italia c'è un governo disposto a tutto pur di difendere l'interesse nazionale e quindi ci saranno i sì da dire e li diremo. Se per il bene del paese ci saranno da dire dei no, siamo pronti a dire dei no. Grazie. Grazie, buon lavoro.